Tanta gente ieri sera al centro polifunzionale di Vidore. Dentro il sindaco Albino Cordiali ha raccontato ai cittadini tutta la vicenda del rogo della Vidori. Spiegazioni di ogni singolo intervento di quel 18 agosto, quando poco dopo l'una, dopo pranzo, un'alta colonna di fumo ha iniziato a sollevarsi dal retro dell'azienda che tratta scarti industriali e rifiuti speciali. Cittadini attenti per capire cosa sia successo e come si sia intervenuti, ma soprattutto quali siano state le conseguenze per l'ambiente. Tra il pubblico anche gli operai della fabbrica con una scritta eloquente, la stessa indossata questa mattina dall'amministratore delegato della Vidori, sul posto con impiegati e operai. Da stamattina intanto abbiamo cominciato a mettere un pochino d'ordine negli uffici e a prenderci una serie di documenti che ci servono. L'amministratore è soddisfatto dell'incontro di ieri. È stato un incontro molto interessante, direi anche positivo nella disgrazia, perché tecnici di ARPA e di azienda sanitaria hanno rassicurato e informato finalmente in maniera completa la cittadinanza sulla sostanziale assenza di problematiche, sia da un punto di vista ambientale che soprattutto sanitario. Tra le buone notizie comunicate ieri, quelle relative al dissequestro dell'immobile. L'immobile, zona ovest e gli uffici sono stati dissequestrati. Ieri abbiamo rimosso i sigilli. Ancora presto però per pensare al ritorno degli operai in fabbrica. Adesso iniziamo le indagini sulla struttura. Iniziamo le indagini per verificare la sicurezza della struttura, che evidentemente è preliminare alla possibilità di riottenere dal comune l'agibilità. Se riotteniamo l'agibilità, nella parte sana cominceremo il lavoro parziale, quindi speriamo anche a cominciare presto a dare lavoro di nuovo ai nostri collaboratori. Un percorso lungo quindi, mentre si sta concretizzando sempre più la possibilità che la produzione non venga spostata. È chiaro che con un capannone in queste condizioni da ricostruire parzialmente, adesso dovremo un po' ripensare tutto e la prospettiva di ricostruzione qui, diventa più concreta di prima.